Buonasera a tutti, questa sera vi faremo vedere una ricetta molto molto veloce da fare a casa. Quello che occorrerà è della verza viola, carote, zucchine, un salmone, un po' di sesamo bianco e nero e due asparagi. Allora, la prima cosa che farò è andrò a mettere le zucchine e il cavolo in padella molto molto calda. Andrò ad aggiungere un po' di olio di oliva, leggermente. Dopo che il cavolo e la carota saranno leggermente cotti, andrò a mettere le zucchine perché necessitano di meno cottura. Nel mentre, Marco, quando vuoi aggiungere tu, andrò a prendere il filetto di salmone che ho tagliato a pezzetti più piccoli e lo andrò a impanare nel sesamo. Prendi anche l'altra, Marcolino, per favore, di padella. Una volta incrostato il sesamo, il salmone con il sesamo, andate ad aggiungere un po' di olio leggero anche nell'altra padella e andremo a mettere il salmone. Queste le andremo a chiamare verdurine al wok, perché una volta che le verdure sono ben croccanti e sono ben quasi dorate, andremo a sfumare con la soia. Non hanno bisogno di molta cottura. Gli daranno quel sapore leggermente salato. Il salmone anche non ha bisogno di una cottura eccessiva. Marco, le verdurine sono appunto già pronte. Ok, grazie. A questo punto, mentre Marco finirà la cottura del salmone, io andrò a formare con la pinza dei rotolini. E li andrò a porre nel piatto. Così. Ok, vi ricordo, questo qui è la base del piatto. Vi ricordo che se volete seguirmi anche su Instagram mi trovate con il nome Chef Davide Nanni. Il salmone a questo punto è pronto. Vieni Marco, metti la padella qui, grazie. Non servirà che il salmone sia super cotto. Andrete a ponere sopra le verdurine e alla fine potete chiudere con l'asparago. E il piatto è pronto. Quindi salmone in crosta di sesamo su verdurine saltate al wok e asparago croccante. Lo chef Davide vi saluta, Marco anche, alla prossima video ricetta. Un bacio a tutti.